Amici di LBF TV, benvenuti al Bocconi Sport Center da parte di Alessandro Margotti e Paolo Fassina, 19esima giornata di campionato. La realtà per contrastare ovviamente una squadra che ha sicuramente enorme fisicità, i Zandalasini con un comodo arresto da due punti. La squadra bolognese fuori posizione in contropiede e l'attacco a difesa schierata. Dovrà indubbiamente trovare qualcosa dal proprio attacco. Vinzi Laio, scarico per Tumor, buona esecuzione. Allora chiuso il parziale di 6-0 della Segafredo. Dojkic, pick and pop con Cox che ha avuto a rimbalzo Tulonen, tripla in transizione. Giocare sotto ritmo vuol dire cercare fino all'ultimo secondo disponibile un buon tiro, allora questa è stata una buona azione. Però Consolini oppone il fisico, arriva un tiro molto forzato, Orsini attende l'arrivo di Consolini che da tre punti prende e spara per il più 8. Vede per la prima volta sul parquet Bonomi. Pratulonen ad attaccare veramente di agilità. Primo pallone toccato anche in attacco da Del Piero, taglio a canestro di Cox non servito, liberata Peter Salfiero. Ora Del Piero, blocco di Cox che libera di fatto al tiro Del Piero. Servire Tulonen, taglio a canestro di Turmel, decisamente spaziature che non possono far felice un allenatore. Diretta ora Turmel. Cadere di 24, Vinci Lajic. Peter Roll con Rupert, taglio a canestro di Barber, spersa dalla difesa. Il possesso in ogni caso è per la Virtus con la tripla di Consolini, avversario. Consentire il recupero del possesso alla compagna. Dall'altra parte Cox, nuovamente partita che si è arrestata sul piano del ritmo. Guarneri, liberata al tiro da tre punti Pence. Vinci Lajic si nasconde dietro il blocco di Tulonen che taglia canestro. Brava la greca. Questo picchiavo al centrale. Ora Consolini. Blocco a liberare Peters in post basso. Nuovo blocco per Guarneri. Tulonen serve Beretta con la tripla del meno 23. Quindi il recupero e 24 secondi all'attacco ospite. Pasa palleggia a resto tiro. Vinci Lajic che riapre per il tiro da due punti di Guarneri. Finisce e termina con Del Piero. Possesso di palla. Allora finisce 76-48 per la Virtus Segafredo che sbanca il Bocconi Sport Center. Paolo, ci vediamo fra una settimana, visto che la Repower sarà di nuovo impegnato in casa contro Campobasso, altra partita dura fra 7 giorni.